Ed ora sui principali temi inerenti allo sviluppo economico del paese e sulle sfide per i prossimi mesi, Alessandro Milone ha raccolto con un'intervista esclusiva a margine del 35esimo convegno annuale le riflessioni del presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano. Vediamo l'intervista. Presidente Di Stefano, quali sono stati i temi che avete posto sul tavolo nel confronto con il governo e qual è il messaggio che avete voluto lanciare dalla Due Giorni Futuri pronti all'impresa? Il nostro è stato un messaggio di coraggio, di speranza. Abbiamo ottenuto una risposta importante da parte del governo, 5 ministri sono stati presenti, insomma, come citavi tu, anche il presidente Conte ci ha attenzionato al nostro evento. Dopodiché però i temi restano dei temi che noi abbiamo posto anche in maniera critica nei confronti del governo, perché non possiamo non notare che nel paese c'è una tendenza ancora ad lavorare su proposte di carattere emergenziale che in un primo momento erano certamente opportune, dovute, necessarie, ma non si riesce ancora, malgrado siano passati molti mesi, ad affrontare i nodi cruciali del paese con delle, diciamo, risposte strutturali. E quindi abbiamo sollevato temi che sono di carattere generazionale. Abbiamo chiesto che si riparta da 3 driver per scongiurare la seconda ondata di pandemia, ma soprattutto per proiettare il nostro paese verso un futuro che è fatto di modernità, di innovazione, di maggiore inclusività. Quindi partendo da 3 temi che sono anche 3 grandi, diciamo, limiti del nostro paese: l'innovazione, il lavoro e la formazione. Nella tua relazione introduttiva hai dichiarato sul tema del Recovery Fund: meglio rinunciare che sprecarlo. Qual è la vostra linea su questo argomento? Noi abbiamo voluto svegliare l'opinione pubblica che immagina questo Recovery Fund come la panacea di tutti i mali, come, diciamo, l'assalto alla dirigenza per coltivare questo o quell'interesse particolare. Abbiamo voluto ricordare come gran parte di questi fondi sono a debito, un debito che graverà sulla generazione nostra e soprattutto su quelle che ci succederanno, e che sarà insostenibile se adesso non lo investiamo per creare una crescita che sia sostenibile. E per sostenibilità abbiamo voluto dire che non basta la sostenibilità economica, cioè che aumenti il PIL del paese, importante, fondamentale, ma non sufficiente. È bene che questi fondi vengano utilizzati per ridistribuire ricchezza, per creare, per contrastare le disuguaglianze che in questo paese ci sono, e quindi no, abbiamo detto meglio rinunciare al Recovery Fund che sprecarlo, cioè meglio lasciarlo ai cittadini europei davvero in grado di creare nuove basi di crescita per il continente, piuttosto che affidarlo a questa vecchia politica in grado soltanto di creare sacche di privilegio asimmetrico e ingiusto. Quindi dopo questa chiamata alle armi, questa sveglia al paese, abbiamo detto che sui temi che poco fa ti ho citato bisogna investire tutte le risorse, quindi digitalizzazione della pubblica amministrazione, decontribuzione, taglio del cuneo fiscale, taglio del costo dell'energia, tutto questo per creare maggiore produttività alle imprese italiane e quindi e poi soprattutto un sistema infrastrutturale che premi un sud che è stato troppo in questi anni trascurato. Al termine dell'anno terminerà anche il divieto di licenziamenti che è stato imposto dal governo a causa del Covid. Ma che previsioni avete per l'inizio del 2021? Non sapremo quanto questa seconda ondata possa ulteriormente incidere sulla nostra economia, sulla nostra manifattura. Quello che sappiamo è che allo sblocco dei licenziamenti tante riorganizzazioni aziendali produrranno esuberi, è inutile prenderci in giro. E allora quello che abbiamo chiesto con responsabilità, per non lasciare indietro nessuno, è che a questo sblocco, che deve avvenire però per permettere paradossalmente di creare nuova occupazione, perché la mancata riorganizzazione frena anche la crescita di tante aziende, per non lasciare indietro nessuno occorre affiancarlo con
un sistema di ammortizzatori sociali rinnovato, moderno, che guardi non più al posto di lavoro ma all'occupabilità e nel frattempo però tuteli il reddito della persona che cambia lavoro o che momentaneamente lo perde. Quindi investiamo adesso in formazione e sostegno al reddito per chi perde il lavoro e non lasciamo magari per anni nella vecchia cassa integrazione, poi cassa integrazione in deroga, che finisce spesso per creare solo delle sacche sociali, non delle soluzioni al problema occupazionale.